Pensate dunque di darle la vostra mano? Sì, e voglio che tutto sia concluso il più presto possibile. Lasciate che davvero amico vi parli a cuore aperto, signor Arnolfo. È bravo, volete sempre chiamarmi con questo nome. Ah già, signor Arnolfo, signor Lasouche, Lasouche. Per quanto lo eviti, mi viene sempre alle labbra. E mai riesco a ricordarmi che siete il signor Lasouche. A chi diavolo va mai potuto consigliare a codest'età a ribattezzarvi? Strano abuso quello di lasciare il nome dei propri avi per prenderne uno costruito sulle chimere. Però ho notato che molta gente ha di questi pruriti e senza confronti scortesi, voglio narrarvi di un contadino che si chiamava Pietrone e che non avendo altro bene all'infuori di un pezzetto di terreno, vi scavò tutt'attorno un fosso melmoso e del casato di signor dell'isola si insignì pomposamente. Vi prego di risparmiarmi esempi così. E sia, su questo non dobbiamo discutere e avrò cura di abituare la mia bocca a chiamarvi soltanto signor Lasouche. Ma per tornare al proposito, il vostro progetto mi fa paura per voi. Perché comunque intendiate condurre la faccenda, nel vostro caso prendere moglie è un'impresa temeraria. E perché? Forse che in casa vostra avete forse di che farvi tremare per casa mia, forse la vostra fronte vuole che ogni matrimonio si adorni la fronte di simili ornamenti. Codesti ornamenti che dite sono giochi della sorte e non se ne garante. A parer mio è molto sciocco prenderli tanto a cuore. Ma per voi temo la beffa di cui 100 poveri mariti hanno subito la bufera.
Le vostre critiche non hanno risparmiato né poveri né potenti, e il vostro spasso maggiore è stato ovunque quello di schiamazzare attorno agli intrighi segreti. Benissimo. Esiste al mondo, oltre la nostra, una città che abbia mariti tanto pazienti, e quanti se ne vedono in tutte le classi, che nelle loro case si lasciano conciare per le feste. Uno si serve della prodiga moglie per adornare di grazie coloro che gli fanno tanta, tanta beffa. L'altro invece, un po' più felice, ma non meno spregevole, gode dei regali che ogni giorno riceve la propria consorte, e mai, mai la gelosia li avvelena l'anima, perché lei gli dice di meritarli secondo le sue grandi virtù. L'uno strepita invano e l'altro invece, con somma dolcezza, lascia che le cose vadano per il proprio verso, e vedendo il damerino che gli rientra in casa, si affretta con precauzione a togliergli guanti e mantello, insomma dappertutto è oggetto di gran satira, e io come spettatore non posso ridere di ciò che si fa. Sì, ma chi troppo ride del male altrui poi ha da temere che ridano di lui. Come vi torno a dire, il rischio per voi è indiavolato. Siccome nessun tempo la vostra lingua ha risparmiato i mariti accusati di tolleranza, anzi vi hanno visto contro di loro scatenato più di un demonio, adesso dovete rigar diritto per non essere schernito. Bisogna che su di voi non trovino il minimo appiglio per deridervi in piazza. Su via, caro amico, non vi angustiate per me. Furbo! Chi saprà cogliere un fallo? Conosco troppo io le astuzie, le trame sottili di cui possono a nostro danno servirsi le donne, e le scaltrezze con cui sanno abbindolarci. No, contro questo pericolo io mi sono già prevenuto, sì. Colei che sposo io ha tanta innocenza da salvarmi la fronte dai più malvagi. Ma come volete pretendere che una sciocchina... Sposo una sciocca per non essere fatto sciocco. So che cosa costa certa gente di aver preso una moglie di troppa sapienza. E io dovrei sposare una saccentina che parla in punta di forchetta, che compone i suoi scritti in prosa, in versi, che si fa circondare da principi o da scienziati, mentre io, marito di madame, devo stare come un santo, relegato nell'altare. No, no, no! Io non voglio cervelli di troppa levatura. Le donne che sappiano compilare più del necessario, no? Io esigo che mia moglie bassa di comprendonio ignori perfino l'esistenza di una rima, e quando giocando in società gli chiederanno di far rima con cannone, voglio che risponda torta con panna. Secondo il mio pensiero, ella deve soltanto sapere pregare Dio, amare me, cucire, filare. Ah, una donna stupida è dunque la vostra grande passione? Tanto che preferisco una brutta molto sciocca a una donna molto bella e intelligente. Ma intelligenza e bellezza... Basta l'onestà! Ma come volete, in fin dei conti, che una donna stupida possa sapere che cosa significhi essere onesta? Una donna intelligente può tradire il suo dovere. Sì, ma bisogna perlomeno che osi desiderarlo. Una stupida può mancare al proprio, senza averne voglia, senza nemmeno rendersene conto. Dopo un sì bel ragionamento e un discorso tanto profondo, dico quel che Pantagruele disse a Panurgo. Sì, insistete pure perché io munisca a una donna, non so che insistete, predicate fino a Pentecoste, ma alla fine della vostra predica rimarrete di sasso nel vedere che voi non mi avete persuaso per un bel niente. Ah, allora non fiato. Ecco, ognuno segua il proprio metodo che nel matrimonio voglio fare, come tutto il resto a modo mio. Mi sento tanto ricco da sposare una donna che dipenda soltanto da me e a cui sottomessa totale dipendenza non abbia ad infacciarmi né dote né lignaggio. Arriva 4 anni, quando mi innamorai di lei, a vederla fra le altre bambine più dolce, più posata, viveva con la madre costretta nella miseria, e a me venne l'idea di chiederla in protezione. Oh, la buona contadina, saputo il mio desiderio, ebbe gran piacere scaricarsi di quel peso. Ebbene, in un piccolo convento, lontano da ogni civiltà, feci allevare la bimba secondo la mia politica. Indicai, cioè, gli accorgimenti necessari perché crescesse più ingenua che potesse. Grazie a Dio, la mia tesi è stata riparata. Da grande l'ho trovata ingenua a tal punto che ho benedetto Dio d'avermi accontentato di prepararmi una moglie che si conviene a puntino al fatto mio.
l'ho presa qui in casa, eh? Ma siccome questa dimora è aperta a tutta la gente, alla gente più diversa, voglio, per saggia precauzione, che viva maggiormente appartata. E per questo la mando, come avete visto ora, in quella mia villetta là, del sobborgo che voi ben conoscete, dove nessuno mai mi viene a trovare. E per non guastare la sua naturale bontà, le mando per servizio persone semplici come lei. Vorrei poteste giudicare, apprezzare, parlandoci, la sua innocenza. Oh, e quanto questo mi avete detto più di quella. Ah, ma la realtà supera ogni racconto, perché la sua ingenuità mi stupisce ogni volta. Talvolta mi dice delle cose che mi fanno crepare dal ridere. Per esempio, chi lo crederebbe, l'altro giorno era in un gusto grande e venne da me a chiedermi, ma con un candore senza pari, se i bambini nascono sotto i cavoli. Bussa! Guai aprire! Apri! aspetta! Finitela! Non si apre! Sono il padrone, Tangheri! Alano! C'è il padrone! Apri svelto! Aprilo! Non posso! Sto accendendo il fuoco! Io guardo per via del gatto che non scappi il passerotto! Chi di voi due non apre la porta starà senza mangiare per 4 giorni! Ehi! Senza mangiare! Perché corri ad aprire la porta se ci vado io? Perché tu andrai io, bella curva! Scansati un poco! No, scansati tu! Voglio aprire la porta! La voglio aprire io! Tu non l'aprirai per niente! E nemmeno tu! Né tu! E né tu! No! No! Finalmente! Non padrone sono io! Salvo vostro padrone sono io! Se non fosse il rischetto che dobbiamo al padrone, io ti... Accidenti! Che screanzato! È stato lei! Tacete! Tutte e due! Basta con questi ritirti e rispondete a quello che dico io! Alano! Alano! State tutti bene? Padrone, noi non ci sapeva! Noi non ci... Uffa! Grazie a Dio, noi tu non ci... Tu hai insegnato un bacino impertinente! A parlare in mia presenza col capello in testa. E ho fatto male, sì, padrone. Fai scendere Agnese. È stata molto triste, no? Durante la mia assenza. Triste? No, no. Proprio? Proprio. Chi io possa crepare se non credeva di vedervi tornare da un'ora all'altra. E mai è passata davanti a casa cavallo, mulo o asino che Agnese non lo scambiasse per la signoria vostra. Col lavoro in mano, questa è una buona testimonianza. Agnese, sono tornato dal mio viaggio. Ne sei contenta? Sì, signore, e ne ringrazio il Dio. E io sono contenta di rivederti. Sei sempre stata, come vedo, in buona salute. Salvo per le pulci che la notte mi hanno tormentata. Ci sarà presto chi saprà scacciarle. Mi farete piacere. Ah, lo credo bene. Cosa stai facendo? Una cuffietta per me. Le vostre camicie da notte e i vostri berretti sono già pronti. Brava, così va bene. Avanti, sali di nuovo in camera tua, perché devi uscire per un istante. Abbi pazienza, torno subito. Eroine del giorno!
Ricordo, signore Sapientone, fonti di tenerezze, di nobili sentimenti, ma io rinnego in una volta sola tutti i versi, i romanzi, le lettere, le parole d'amore che nascono da voi e tutta la vostra scienza in favore di tanta pudica, pudica ignoranza. Non è l'onestà che deve sbalordirci, ma è l'onore quando... Oh, che vedo! No, sbaglio. No, è lui. Ora, signor signor Rolfo! Straordinario. Ma da quanto tempo tu sei qui, Da 9 giorni. Davvero? Sì, venni subito a casa vostra, ma invano. Era andato in campagna. Sì, proprio 2 giorni. Oh, ma come crescono presto i ragazzi. E mi fa piacere vederti qui al punto in cui sei dopo averti lasciato così, Eccomi qua. Ma di grazia, dimmi. Orun, se tuo padre, mio caro amico, che stimo. Non mi riferisco, che cosa fa, cosa dice? Sta sempre così bene, egli sa che prendo parte a tutto quanto, non lo riguarda, ma vedi, sono più 4 anni, sì, più di 4 anni che non ci siamo più né visti né scritti. Mio padre, signor Arnolfo, è anche più in gamba di noi. Ah, ho da consegnarvi una lettera sua e arriverà presto in questa città. A proposito, voi non sapete chi possa essere un vostro concittadino, un certo Enrico, che torna in questi luoghi dopo 14 anni d'America? No, non lo conosco. Perché mio padre mi racconta che è tornato in patria come se si trattasse di una mia conoscenza. E dice anche che si metteranno in viaggio insieme per un motivo importante, di cui però non fa parola. Avrò gran piacere di vederlo e farò di tutto per festeggiarlo come si merita. Oh, Dio mio, ma tra amici si usano lettere più semplici e tutti questi convenevoli non servono proprio a niente. Senza che si curasse di scrivermelo lui, ti avrei chiesto di disporre liberamente di quanto mio. Ah, ma io sono un uomo da prendervi in parola. Perbacco. E vi dico subito che in questo momento ho bisogno di 100 doppie. E ti sono grato di disporne così, anzi mi rallegro, guarda che le ho qui pronte subito. Ecco qua. Tieni la borsa. Grazie. Ma lasciala andare, lasciala andare. Di, Orazio, di. E come trovi questa città, Ah, affollata di gente, stupenda di palazzi. E credo che i divertimenti siano straordinari. Ognuno qui gode gli spassi che più gli convengono. Ma coloro che sono battezzati col nome di galanti, hanno in questa città di che rallegrarsene. Tutte le donne non sanno che civettare, e d'amore compiacente troverai sia la bionda che la bruna. E gli uomini, sai, gli uomini sono i più pazienti del mondo, è uno spasso proprio. E davanti a certi spettacoli io mi ci diverto come se fosse a teatro. Ma dimmi un po', dimmi, tu hai ferito qualche bella, oppure ancora non ti è capitato questa fortuna? Di. Beh, per non nascondervi la pura verità e parlarvi come mi obbliga l'amicizia, vi dirò che in questi paraggi ho già avuto una certa avventura. Ma di grazia, signor Arnolfo, discrezione. Vi confesserò dunque che in questa strada il cuore mio si è commosso davanti a una gran bellezza e le mie premure sono state tanto fortunate che ella mi ha aperto il dolce accesso alla sua casa. E senza troppo vantarmi o mancarle di rispetto, posso dire che le mie faccende sono già a buon punto. Dimmi, chi è? È una dolce creatura che alloggia in quella casa. È una sempliciotta, a dire il vero, per l'errore di un uomo che la nasconde agli occhi del mondo, ma pur nell'ignoranza della quale l'hanno resa schiava, essa fa brillare attrattive capaci di incantare. Ha un aspetto grazioso, un non so che di tenero. E non c'è cuore che possa resisterle. Ma insomma, non è possibile che non abbiate mai veduto quel giovane astro d'amore provvisto di tante virtù. Si chiama Agnese. Oh, crepo. L'uomo, se non sbaglio, si chiama Lasus o Lasus. Non ho badato al nome. È ricco, a quello che dicono. Ma si vede poco giudizio. E me ne hanno parlato come d'un gran ridicolo. Lo conoscete voi? Pillola amaro. Beh, non dite nulla. Sì, lo conosco. E che ve ne pare? È un pazzo, vero? Come? Ah, sì, dite di sì, geloso da far paura. Stupido, già. Vedo che è proprio come mi hanno detto. Ma insomma, la bella Agnese mi ha conquistato. È un delizioso gioiello, per la verità. E sarebbe peccato lasciarla in balia di quell'uomo strampalato. Ma quanto a me, ogni sforzo mi parrà lieve per farmene il padrone, a dispetto del geloso. E per essere sincero, il denaro che vi ho preso in prestito non serve ad altro che a condurre in porto la mia impresa. Ma voi mi sembrate di malumore, non sarà per caso che disapprovate il mio progetto? No, io che pensavo... Ah, ma forse questo colloquio vi ha stancato.
Allora, addio, signor Arnolfo. Tornerò presto a rendervi grazie. Addio. Quanto sofferto durante questo incontro. E mai turbamento d'animo è stato pari al mio. Per quanto l'altro nome lo conservi in errore, bisogna che io veda chiaro ciò che mi tormenta e spinga fino in fondo le chiacchiere importune per conoscere appieno i loro accordi segreti. Cerchiamo di raggiungerlo. Non deve essere lontano, credo. Devo fargli votare il sacco fino in fondo. Anche se vi troverò dell'amaro. Spesso si cerca più di quanto si desidera trovare. Ma di pensarci, forse è stato un bene che ne abbia perduto le tracce e non abbia potuto raggiungerlo. Non avrei potuto nasconderle il mio turbamento e lui forse avrebbe intuito lo spasimo che mi rode. Non voglio che sappia ciò che ignora. Non sono uomo, sai, da ingoiare il boccone e da lasciar via libera ai capricci di tutti questi bei dameri. Allora, questa volta, Piano. Piano! Venite qua. Venite qua. Venite qua. Venite di lì, come? Mi fate paura, mi fate gelare il sangue. È così che avete predicato il padrone assente e tutti e due d'accordo l'avete tradito, Non mangiandoli, il padrone venne su. L'ho morto un cane. E come vi siete permessi, feccia maledetta, che un uomo entrasse qui in casa mia? Scappi, no! No! Devi immediatamente! Voglio sapere da tutti e due, chi si muove di cui voglio? L'ammazzo! Come? Com'è che un uomo è entrato in casa mia? Oh, Dio. L'avete detto posto subito, senza pensarci su, Rispondete, sì o no? Mi manca il cuore! Io voglio! Sono tutto un sudore. Riprendiamo fiato. Però no, bisogna che mi faccia fresco e che passeggi. Bisogna che cerchi in ogni modo con dolcezza di strappare dalla sua bocca la stessa verità. Alzatevi! E dite a Danese di scendere. No, fermi un momento! La sua sorpresa sarebbe diminuita se l'avvertissero loro dello stato in cui sono. Andrò io stesso a chiamarla. Il suo sguardo mi ha fatto paura, una paura tremenda. Non ho mai visto un uomo così spaventoso. Ma perché tiene la padrona chiusa in casa con tanta cattiveria e non permette a nessuno di accostare? Perché? Perché la gelosia, devi sapere, Giorgina, è una cosa che fa spiritare e scacciare tutta la gente d'attorno a casa. Ora ti spiattello un paragone perché tu capisca meglio di che si tratta. Dunque dimmi, non è vero che se tu hai la minestra nel piatto e uno che ha fame te la vuol bere, vai in collera e hai voglia di saltargli addosso? Già, questo lo capisco. E questa è la stessa cosa. La donna è la minestra dell'uomo e quando l'uomo vede che altri uomini vogliono intingere il dito nella sua minestra, allora li piglia una collera indiavolata. Sì, ma allora perché non fanno tutti lo stesso? Perché ci sono tanti che fanno la faccia felice quando le mogli stanno con quei bei signori? Zitto, eccolo che torna! Oh, è disperato. Una volta, un greco disse all'imperatore Augusto come ammonimento che quando un contrattempo ci mette in collera bisogna innanzitutto contare l'alfabeto per intero fino all'ultima sillaba affinché la bile si possa temperare e non si faccia quello che non si deve fare. Ho seguito questo consiglio nei riguardi di Agnese affinché i sospetti della mia mente malata possano abilmente metterla nel discorso e saggiando nel cuore dissiparsi lentamente. Agnese? Senti,
e pronto in tavola. Servite! Notizie? Che mi dici di bello? È morto il gattino. Beh, peccato, cosa vuoi Agnese? Siamo tutti mortali e ognuno bada a sé. È piovuto? No. E c'ero in campagna, no? Ti annoiavi? Io non mi annoio mai. E cosa hai fatto in questi 9 o 10 giorni? Mi pare, e anche 6 berretti. Il prossimo Agnese è molto strano, vedi come chiacchierone e maldicente. Dei vicini mi hanno detto che un giovane sconosciuto veniva in casa mia durante la mia assenza e che tu tolleravi di vederlo e di discorrere con lui, ma io non ho prestato fede a queste cattive lingue, scommettono tutte menzogne. Mio Dio, non scommettete, perdereste. Come? Vorresti dire che un uomo? Sicuro! Non è quasi mai uscito da casa nostra, ve lo posso giurare. Questa confessione fatta con tanta sincerità mi dimostra la sua innocenza, ma mi sembra, Agnese, se la memoria non mi tradisce, che ti avevo proibito di ricevere anima viva. Sì, ma non sapete perché l'ho visto. E non dubito che aveste fatto proprio come ho fatto io. Può darsi. Raccontami, cara, com'è stata? È stupefacente. È difficile da credere. Ero sul balcone e lavoravo al fresco quando ho visto passare sotto gli alberi un bel giovane che, incontrando il mio sguardo, mi ha salutata inchinandosi umilmente. Io, per non mancare di creanza, ho fatto dal mio canto un'altra riverenza e subito lui mi ha fatto un altro inchino. Io, a mia volta, ho ripetuto in fretta la riverenza e quello senza perdere tempo giù un terzo inchino e io sull'istante ricambio anche il terzo. Viene, ripassa e sempre di bel nuovo mi fa ogni volta un altro inchino. Io, che osservavo attentamente quei giri, gli ripetevo ogni volta la mia riverenza, tanto che se a quel punto non fosse calata la notte, sempre così sarei rimasta, perché non volevo cedere e rischiare che mi giudicasse meno educata di lui. Molto bene. L'indomani, sulla porta di casa, una vecchina mi aborda. Dio ti benedica, bella figliola, mi dice. Egli non t'ha fatta così come sei, perché tu metta male a frutto le grazie che t'ha donato. Sappi che hai ferito un cuore che oggi è costretto a piangerne. Corpo d'un demonio, mostro dannato. Ma io ho ferito qualcuno, chiesi sbalordita. Sì, dice lei, ferito, ma ferito per davvero. L'uomo che ieri hai visto dal balcone. E che potrebbe, dico, esserne la causa? Gli ho forse fatto cadere addosso qualcosa senza vedermene? No, dice lei, sono stato gli occhi a dar quel colpo fatale e tutto il male che soffre gli è venuto dal tuo sguardo. Mai sono rimasta tanto di stucco, esclamo. Accenni ai miei occhi tanto male che io possa darne ad altri? Sì, risponde lei, i tuoi occhi hanno, bambina mia, un veleno che tu non conosci. Insomma, il poverino languisce e se la tua crudeltà ricusa di soccorrerlo, soggiunge la caritatevole vecchia, quell'uomo fra 2 giorni è da sotterrare. Oh, mio Dio, ne avrei, dico io, un gran dolore, ma per soccorrerlo che cosa vuole che faccia? Bambina mia, dice lei, non chiede che il bene di vederti e di intrattenersi con te. Volentieri, dico io, e se è così diteli che può venirmi a trovare finché vuole. Oh, strega maledetta, avvelenatrice d'anima, possa l'inferno ripagare i tuoi intrighi. Ecco, perché l'ho visto ed è guarito. Ditemi voi se non ho agito bene, io che compatisco tanto le persone che soffrono e non posso senza piangere veder morire un pollo. Questo è l'effetto di un'anima candida ed è soltanto la mia imprudente assenza, devo farne colpa, che ho lasciato senza guida questa purezza di costumi, esposta alla cruata di tanti scaltri seduttori. Ma che avete? State brontolando, mi sembra.
Niente, niente, ma Agnese, vorrei sapere che cosa faceva per il giovane durante le sue visite. Se sapeste com'era felice e come guarito dal suo male appena l'ho veduto. E che bella cassetta mi ha dato per regalo. E tutto il denaro che hanno guadagnato da lui il nostro Alano e la nostra Giorgina. Li vorreste bene di certo. Sono sicura che anche voi avreste... Sì, sì. Ma che cosa faceva quando ero sor con te? Giurava d'amarmi d'un amore senza pari. E mi diceva con le parole più graziose del mondo cose che nulla... volte che lo sento parlare, quella dolcezza mi stuzzica e qua dentro mi si muove un certo non so che. Davanti all'esame di questo mistero fatale aspetta l'esaminatore soffrire la maggiore pena. Ma vedi, Agnese, vorrei sapere se oltre a questi discorsi e a queste cortesie, Agnese, non ti faceva anche qualche carezzina? Tante! Mi prendeva le mani e non si stancava mai di baciarle. E non ti ha mai preso, Agnese, qualcosa truffa? Mia. Cosa? Preso. Prego, prego. Non oso dirlo, forse mi inquieteresti no, con me. No, no, no. Sì? No! Giuratemi! Te lo giuro! Mia. Cosa? No, ecco, adesso mi inquieteresti. No, 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 no! Mia? Mi ha preso... Avanti, materdiana, quanti misteri, Agnese, cosa t'ha preso? Mi ha preso... Soffro come un dannato. Il nastro che mi avevate dato voi. Beh, a dire il vero, non ho saputo negarglielo. Passi per il nastro, passi per il nastro, ma volevo sapere, Agnese, se s'accontentava di baciarti le mani. Niente, 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 ma per guarire dal male che diceva di soffrire. Agnese, Agnese, non ha preteso da te qualche rimedio? No, ma potete essere certo che se me li avessi chiesti pur di soccorrerlo, gli avrei concesso tutto. Per questa volta me la sono cavata abbastanza bene. Basta, questo effetto, Agnese, della tua innocenza. Non ti dico niente, quello che è stato, ma sappi però che accettare le gare, ascoltare le canzoni dei biondini e lasciare che presi dal languore ti bacino le mani e ti stuzzichino il cuore, questo è un peccato mortale, Agnese, e dei più grossi che ci siano. Un peccato, sì. Dice? E perché? Perché la ragione sta nel fatto positivo che il cielo si corruccia per si fatte azioni. Corruccia? Ma perché volete che si corrucci? È una cosa così piacevole e dolce. Ne ho gustato la gioia che se ne prova e che certo non conoscevo ancora. E queste moine, questi discorsi graziosi, queste soave carezze danno gran piacere, ma bisogna goderli in perfetta onestà e lasciare che il matrimonio lavi da quel peccato. Non è più peccato quando ci si marita? Sì. Maritatevi subito, ve ne prego. Se lo desideri tu... Lo desidero anch'io, Agnese, ed è per questo che sono tornato. Oh, sì? Sì. Oddio, come ne sarei felice! Non dubito che il matrimonio ti piaccia. Oh, se questo accadrà, come mi accarezzerò? Oh, il gesto sarà reciproco. Parlate proprio di sì, e te lo proverò. Dunque ci sposeremo? Sì. Ma quando? Stasera stessa. Stasera stessa. Stasera stessa, e questo ti fa ridere? Oh, sì. Mi fa piacere vederti tanto contenta. Non volete che non lo sia? Pensando alla soddisfazione che godrò con lui. Con chi? Senti, ha scegliuto un marito, non vai per le spicce, eh? Ma è un altro quello che io ho pronto per te. E in quanto a quel signore io esigo che tu rompa ogni rapporto con lui e se verrà in casa mia a farti visita, desidero che tu gli chiuda la porta in faccia da donna onesta e gli getterai se bussa un sasso obbligandolo a non ritornare mai più. Capito, Agnese? Io... nascosto in un angolo osserverò tutta questa manovra. Ma è così bello, è così, non mi reggerà il cuore. Basta, basta con le chiacchiere, finiscila. Il padrone sono io, Agnese, tu devi ubbidire.
tutto è andato bene. Hai eseguito i miei ordini a meraviglia e confuso in tutto punto il biondino seduttore. Ecco, Agnese, dove si vedono le sagge direttive. Agnese, la tua virtù era stata ingannata e avevi preso dritta e filata senza la mia guida la gran via dell'inferno e della perdizione. Conosco le attitudini e le abitudini di tutti questi bei damerini. Portano grandi nastri, grandi penne, denti bianchi, belle capigliature, discorsi suavissimi con cui vorrebbero levar la sete all'onor femminile. Ma anche questa volta, grazie alla mia guida, Agnese, te la sei cavata con onestà, il modo con cui hai gettato quel sasso, facendo crollare tutte le speranze e tutti i suoi progetti, mi conferma sempre più che non ho più da ritardare le nozze alle quali ti hai da preparare. Ma prima di tutto, Agnese, devo farti un discorsino salutare. Su via, Agnese, su, andiamo in giardino. E adesso, Agnese, stai ben attenta a quello che ti dico per comprendermi meglio cosa implicavo. Alza la testa, volta in qua la faccia, e mentre parlo, guardami bene e imprimiti bene nella mente qualsiasi piccola parola che ti dirò. Ti sposo, Agnese, e 100 volte al giorno devi benedire la tua buona sorte. Ricorda la miseria in cui tu hai vissuto e nello stesso tempo ammira la mia bontà. Dal vile stato di contadino in cui tu eri, ti ho fatto salire al rango di borghese, onorata e godendo dell'amplesso di chi, sfidando ogni legame, diventi partiti che avrebbero potuto garbargli, ha rifiutato l'onore che il suo cuore stesso accorda a te. Devi sempre avere, dico, davanti agli occhi quel poco che eri prima di questo nodo glorioso, perché questo ricordo ti serva a meditare lo stato in cui io ti metterò. Il tuo sesso è stato creato per l'obbedienza. All'uomo spetta l'onnipotenza. E per quanto siamo la metà di un tutto, per queste due metà non esiste uguaglianza. L'una è suprema, l'altra è sottomessa. E l'una è in tutto sottoposta all'altro che lo domina. E ciò che il soldato istruito del dovere ha da mostrare obbedienza al capo che lo guida, il servo al padrone, il figlio al padre, il fraticello al superiore, non rasenta neppure la docilità, l'ossequio, l'umiltà, il profondo rispetto che la moglie ha da mostrare al marito, suo capo, suo signore, suo padrone. Pensa, Agnese, che facendoti metà di me stessa ti affido il mio onore, e l'onore è una cosa delicata e si ferisce con poco. Ricordo, Agnese, che nell'inferno ci sono caldaie bollenti in cui si tuffano per sempre le donne di cattiva condotta, e quello che ti dico non è di fantasia. Devi accogliere queste lezioni con tutto il tuo cuore, perché se la tua anima le segue, se rifugge da ogni civetteria, rimane per sempre bianca, pulita, come un giglio. Ma se mai rinnegasti l'onore, diventeresti, Agnese, nera come il carbone, e finiresti un giorno proprietà del diavolo, a bollire nell'inferno per l'eternità. Forsù la differenza. E così come una novizia ha in convento da imparare a memoria il santo uffizio, chi si appresta al matrimonio deve fare altrettanto. Guardo qui uno scritto molto importante. Esso ti insegnerà l'uffizio della moglie. Voglio che questa lettura sia il tuo unico svago. Vediamo un po', Agnese, se lo sai leggere. Le massime del matrimonio, ovvero i doveri della donna maritata con l'esercizio quotidiano. Prima massima: colei che
che in sacro nodo accolta è sotto un tetto, si cacci in testa il chiodo che vuole chi la impalma, lui sol trarne diletto. Ti spiegherò poi che cosa significa. Per questo, Agnese, non hai che da leggere. Seconda massima. Essa mai s'agghinderà, essa mai s'agghinderà del limite al di là che al marito di lei possa garbare. Né si deve adontare, se brutta qualcun altro la dirà. Terza massima. Bando a sguardi assassini, bando a creme e pomate con cui rendon vivaci i coloriti. Invece di piacere ai vagheggini, vagheggini, cerchin queste strontate di andare a genio ai poveri mariti. Quarta massima. Tranne l'amico che va dal marito, è di norma proibito ricever chi che sia. Colui che avesse in mente di una moglie ottener la compagnia, allo sposo non garba niente niente. Quinta massima. Dai regali degli uomini si guardi espressamente. Che nel nostro anno domini, no, domini, che nel nostro anno domini non si dà mai gran Dio niente per niente. Sesta massima. Scrittoio e calamaio e carta e penne onesta donna volentier li schiva. Un marito che voglia uscirne indenne sarà ben che ogni cosa da sé scriva. Settima massima. Riunioni sregolate, riunioni malfamate delle spose corrompon l'innocenza. Meglio sarà che ne ignorino i riti, dicono in lor prudenza i più chiaroveggenti dei mariti. Ottava massima. Dal gioco stia lontana, che rischio ben funesto, donna che voglia aver buona condotta. Se perde, ella assai presto, dopo il denaro, si vedrà ridotta a giocarsi anche il resto. Nona massima. Delle allegre scampagnate, delle gite coi gaudenti, non lasciate che ne assaggi. Che di tali divertimenti poi allo sposo va l'affronto, così dicono i più saggi, di dover pagare il conto. Finisci di leggere da sola, poi man mano ti spiegherò come si deve. Mi sono ricordato che è una cosa molto urgente da sbrigare. Torno subito. Che di farne mia moglie, farò di quell'anima ma tutto quello che vorrò. Essa è come un pezzo di cera nelle mie mani e posso darle la forma che mi piace. Le donne deboli sono facili da ammaestrare, ma la donna scaltra è una bestia ben diversa. Eccolo qua, è proprio lui. Continuiamo a fingere e scopriamo quello che lo fa soffrire. Oh, signor Arnolfo, sono stato più volte a casa vostra in città, ma
ma vedo proprio che il destino non vuol decidersi a farvici trovare, ma io ci andrò tante volte che alla fine vi ci troverò. Oh, mio Dio, ma sono inutili tutte queste convenevoli. E niente mi dà più fastidio di tutte le cerimonie. Ma senti un po', Orazio, come vanno, Come vanno gli amici? Vedi un po', posso chiederti a che punto sei? Dio. Da quando vi ho raccontato il mio amore, mi sono accadute delle disgrazie tremende. No, e quali? La sorte crudele ha fatto tornare dalla campagna il padrone della mia famiglia. Oh, che sciagura! E per di più, costui, con mio grande dolore, ha saputo anche della nostra intesa segreta. E come diavolo ha potuto saperlo con tanta prontezza? Ah, lo ignoro, ma un fatto è certo. Io volevo presentare, all'ora stabilita, i soliti omaggi a quella bellezza. Quando, mutando per me tono e viso, la serva ed il domestico mi hanno precluso il passaggio. E dopo un andatevene, ci importunate, mi hanno, con poca creanza, chiusa la porta sul naso. Sul naso? Sul naso. Oh, un affare serio. Io ho cercato di parlar loro attraverso l'uscio, ma ad ogni mio ragionamento hanno soltanto risposto: il padrone l'ha proibito, non potete entrare. Dunque non hanno aperto. E Agnese mi ha confermato il ritorno del padrone, affacciandosi alla finestra per cacciarmi via, scagliandomi addosso con le sue stesse mani un sasso. Un sasso? Un sasso, e piuttosto grosso anche. Ecco l'accoglienza che le sue mani hanno fatto alla mia visita. Mio Dio, non sono noccioline. Come sono rimasto male per quel ritorno crudele. Mi rincrese proprio per te. Insomma, quell'uomo ha guastato tutto. Non fa niente. Troverai, vedrai, qualche scappatoia. E lo spero, perché io ho capito subito che quell'uomo era presente e che senza farsi vedere guidava lui tutta la manovra. Ma quello che mi ha sorpreso e che sorprenderà anche voi è un gesto audace fatto da quella giovine bellezza e che certo non si poteva prevedere da tanta semplicità. Ma bisogna riconoscerlo, l'amore è un gran maestro. Supera gli ostacoli della nostra stessa natura e alle volte compie l'effetto di un miracolo. Sì, questo è il miracolo che si rivela in Agnese. Infatti, mentre essa mi pugnalava con questi termini: ritiratevi, l'animo mio rinuncia alle vostre visite, conosco tutti i vostri discorsi. Ecco la mia risposta. Il sasso di cui vi siete stupito mi cadeva ai piedi con un bigliettino scritto. E ho ammirato il modo con cui ha adattato la lettera al senso delle parole, al lancio del sasso. Questa azione non vi sorprende? Dite che l'amore non conosce l'arte di aguzzare l'ingegno. Non ammirate tanta scaltrezza. E non trovate divertente la parte che tutta questa avventura rappresenta il mio gelosume? Sì, molto, molto divertente. E allora ridetene per bacco. Quell'uomo da prima si difende a sassate e si ritira in casa. Poi, nel suo strano terrore, aizza contro di me i servi e fa sì che sotto i suoi stessi occhi, con le sue stesse armi, quella che gli vuol tenere nell'estrema ignoranza, lo inganni bellamente. Quanto a me, ve lo confesso, per quanto il suo ritorno costituisca per me un grave impaccio, io trovo tutto questo più spassoso di quanto sappia dirvi. E non so ripensarci senza riderne di gran cuore. Già, ma voi secondo me non ne ridete abbastanza. Perdona, ne rido quanto no, posso. Ma io devo, da amico, mostrarvi quella lettera. La sua mano ha saputo scrivere tutto quanto sentiva il suo cuore, ma con termini commoventi, soffusi di bontà, di innocente tenerezza, di ingenuità, proprio come la più candida natura può esprimere la prima ferita dell'amore. Malandrina, ecco a cosa ti serve saper scrivere, ed è contro il mio volere che ti hanno insegnato quest'arte. Vi voglio scrivere e sono in gran pena perché non so da che parte cominciare. Ho dei pensieri che vorrei vi fossero noti, ma non so come fare per dirveli. E non mi fido delle mie parole. Siccome comincio a capire di essere sempre stata tenuta nell'ignoranza, ho paura di scrivere una cosa che non stia bene e di dire di più di quanto vorrei. In verità, non so cosa m'avete fatto.
ma sono fuori di me per come mi costringono ad agire nei vostri riguardi e so che soffrirò tutte le pene del mondo a fare a meno di voi e che sarei molto felice di essere vostra. Forse sta male dir questo, ma insomma non posso fare a meno di dirlo. E vorrei che ciò si potesse fare senza che fosse male. Mi dicono sempre che tutti i giovanotti sono dei furfanti, che non si hanno ad ascoltare, che tutto quanto mi dite è un inganno. Ma vi assicuro che sono così commossa dalle vostre parole che non saprei crederle bugiarde. Ditemi francamente la verità, perché dal momento che non conosco malizia, avreste il più gran torto del mondo a imbrogliarmi. E ne morrei dal dispiacere. Canaglio. Che avete? Io? Un po' di tosse. Avete mai udito delle espressioni così dolci? E non è forse un peccato imperdonabile amareggiare con cattiveria quell'anima meravigliosa e soffocare la chiarezza di quell'intelligenza nella stupidità e nell'ignoranza? Ah, ma l'amore ha cominciato a strapparne il velo, eh? E se io per il favore di una buona stella posso, come spero, mostrare a quel gran bestione, a quel carnefice, a quel traditore, a quel brutto... Dio! Ma come, di già? Mi ho ricordato una faccenda molto urgente da sbrigare. Ma non sapreste, dato il gran rigore, indicarmi un mezzo per introdurmi in casa sua? No, Dio, ma davvero? Ma saprete sbrigarvela meglio di me. Addio. Addio allora, signor Arnolfo. Mi raccomando alla vostra discrezione. Addio. Oh, come devo mortificarmi dinanzi a lui. E che fatica nascondere il mio cocente dolore. Ma come? Una giovane con uno spirito così pronto e ha finto di essere tale ai miei occhi, traditrice, mentre il diavolo le insegnava tanta scaltrezza. Eccomi ucciso da questo scritto infame. Ecco la mia disperazione, la mia pena fatale. Potrei abbandonarla alla sua triste sorte, traditrice. Ma è pur desolante perdere ciò che si ama, ecco. Ma accorgo adesso d'essere vinta piena dalla sua stessa bellezza. L'amo, malgrado lo scherzo di quella lettera infame. Guardala, il ricordo che ha fatto non la turba minimamente. E più la guardo e più la vedo così tranquilla, più mi sento ribollire la bile. Thank you.
come? Come posso aver diretto la sua educazione con tanta tenerezza, con tanta premura? Come posso aver fatto tutto questo per vedere che un pazzarello se ne innamori e me la cavi di sotto il naso proprio quando è già per metà sposata con me? Giorgina! Parano! Giorgina! Parano! Dove siete? Ma di che avete paura? Avvicinatevi! Signore! Voi siete i miei fedeli, i miei buoni, cari amici. Vogliono tirare un brutto tiro al mio onore. Sì, siete pronto, no? Sarebbe per voi se giocassero l'onore del vostro padrone. Non avreste più il coraggio di mostrarvi in giro perché tutti... Guardate, vi segnerete la vita. Dunque, già che la cosa riguarda voi quanto me, bisogna da parte vostra che stiate in guardia e quel cascamorto non posso in alcun modo, No, 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 ci avete già insegnato la lezione, signore. E non arrendetevi, alle sue belle paroline. Oh, porca troia! So ben io quello che devo fare. Bene, bene! Se venisse piano a dirti, Salano, il mio giovane cuore cerca un conforto al suo eterno languore. Siete un idiota! Bene, bene, bene! Giorgino mia carina, tu mi sembri una dolce, brava piccioncina. E voi bene, un furfante! Bene, che male vede codesta servizio. Tu ha un disegno onesto, pieno di virtù. Siete una carogna. Benissimo, benissimo. La mia morte è sicura se non provi da mitigare una pena così dura. Siete un babbeo, un impertinente. Benone, io non sono un uomo da chiedere niente per niente. E so quando mi servono tenere bene in mente. Intanto vai a bere, Alano, mio diletto. E tu, Giorgina, comprati un bel borsetto di quello che avrete. Questo non è che un modesto assoluto saggio, purché la mia bella padrona mi lasciate rendere omaggio. Fosse io! No, così! Bene, bene! Subito! No, adesso basta, basta. Perché? Basta. Non faccio come devo? Sì, non è così che intendete? Sì, tranne del denaro che non dovevate prendere. Oh, un particolare che ci è sfuggito. Volete che ricominciamo no, tutto da capo? Basta, basta. Tenete bene gli occhi aperti. Eseguite gli ordini a puntino. Sì, sì. Con una spia, chiave a buona vista, e penso di ricorrere al ciabattino che abita là, all'angolo della strada. Voglio che Agnese stia sempre chiusa in casa, sotto buona guardia, e senza ricevere venditrici di nastri, pettinatrici, parrucchiere, pelletaie, guanciaie, acciaie, tutta gente che sotto sotto lavorano per far trionfare il mistero dell'amore, perbacco. Sono pratico del mondo e ne so tutte le scaltrezze. Bisogna che quell'uomo dia prova di grande acume per far passare in casa biglietti e regali. Questa piazza mi porta fortuna per incontrarvi. L'ho scampata bella, caro amico. Appena vi ho lasciato, e senza prevedere alcuna avventura, io mi sono vista apparire Agnese, sola, in giardino che si godeva il refrigerio degli alberi. M'ha fatto cenno, e dopo ha saputo fare in modo di aprirmi una certa porticina. Ma appena siamo stati in camera sua, ecco che udiamo il geloso salire le scale. In un simile frangente non ha potuto far altro che chiudermi in un armadio. Io non lo vedevo, ma l'ho udito entrare, poi passeggiare su e giù, a gran passi, senza parola, per la stanza. Ogni tanto cacciava dei gran sospiri, poi dava dei gran pugni sulla tavola, dei gran calci agli sgabelli e buttava per aria tutti gli indumenti che trovava. Ha anche rotto, con gesto furioso, i vasi di cui la bella adornava il caminetto. Beh, senza dubbio quel ridicolo energumeno deve essere giunta notizia del tiro che ella gli ha giocato con la lettera e il sasso. Ricordate? Beh, insomma, alla fine, dopo 100 giri e dopo aver sfogato la sua ira su tutto quanto non c'entrava per niente, il mio geloso, senza mai aprire bocca, è uscito dalla stanza. E io sono saltato fuori dal mio astuccio. Per paura di costui,
non abbiamo osato intrattenerci più a lungo. Ma questa notte, sul tardi, senza far rumore, mi introdurrò in casa sua. Tossirò tre volte per farmi riconoscere e allora vedrò aprirsi una finestra. Allora mi arrampicherò su e poi... E poi l'amore mio cercherà di farsi strada. Voi siete il mio solo amico e io devo confidarvi tutto, perché l'allegria del cuore aumenta a divulgarla. Se nessuno ne sa niente, non si è soddisfatti nemmeno godendo 100 volte un bene senza pari. E voi, io ne sono sicuro, prendete parte alla fortuna dei miei affari. Allora addio, signor Arnolfo, adesso devo provvedere al necessario. Addio! Ma come? L'astro che si ostina a farmi disperare. Non mi dà nemmeno il tempo di prendere fiato. A poco vedrò che la loro scaltrezza rende vana la prudenza delle mie vigili cure. E io alla mia età dovrò essere lo zimbello di una giovane ingenua e un ragazzaccio da scapestrato. Tutti m'hanno visto per 20 anni assistere con saggia filosofia al triste destino di tanti mariti, istruendomi attentamente a tutte le disgrazie che portano alla rovina gli uomini più prudenti. In cuor mio ho approfittato delle disgrazie altrui per cercare i mezzi con cui, presa moglie, mi sarei salvaguardato la fronte da ogni offesa ed evitare che la mia fronte s'abbinasse alle altre fronti. Per questo nobile scopo io ho cercato di mettere in pratica tutto quanto può chiedere l'intelletto umano, ma come se il destino avesse deciso che nessun uomo di taggiù possa andarne esente. Dopo tutte le esperienze acquistate su siffatti argomenti, dopo 20 anni e più di meditazione per potermi condurre in tutto con cautela. Dovrei dunque sfuggire al destino degli altri mariti e non trovarmi nelle peste come loro. Oh, destino carnefice, m'hai ingannato, ma se il funesto biondino m'ha potuto rubare il suo cuore, impedirò almeno che saprò aprire il rimanente. La notte scelta per l'avventura galante non andrà liscia come loro credono. Godo però in tanta tristezza essere a cognizione del tiro che mi stanno per giocare e che il balordo là che più vuole il mio danno si confidi con me, suo rivale. Amici miei, il padrone. Signori, il padrone, sono commosso del vostro affetto. Adesso vi si presenta l'occasione di mostrarmelo in modo lampante e se mi servirete senza tradire la mia fiducia, vi saprò ricompensare ad avere l'uomo che voi conoscete. Vuole, a quanto saputo, raggirarmi questa notte, sì, e scalando introdursi là nella camera di Agnese. Noi tre dobbiamo organizzare un'imboscata e quando quella sarà giunto là, all'ultimo gradino, al momento giusto vi aprirò la finestra. Voglio che ognuno di voi prenda un buon bastone, sì, e cominci
cominci a picchiare con tanta foga che lì per un bel pezzo, che per un gran per un anno, 2 anni conservi il ricordo sul groppone che gli insegni a non ritornare mai più, senza dar da vedere che sono nascosto dietro di voi. Sarete tanto lesti per servire la mia collera? Se si tratta di picchiare siamo maestri. Bravo. Vedrete quando picchio. Bravo. Se c'ho la mano allegra. Bravo. La mia mano non si tira indietro quando si tratta di dare una buona strigliata. Benissimo, alzatevi, presto. Sì. Andate via senza farvi sentire. Ecco una lezione per tutti i mariti. Se tutti gli sposi trattassero il damerino della moglie con tanta riverenza, il numero degli infortunati sarebbe in decrescenza. Venite, venite. Tanta violenza! Per obbedire ai... No, non cercate di armarvi con questa scusa! Ma avevo detto di picchiarlo, non di ammazzarlo! E vi avevo detto di scaricare la grandinata sulla groppa, non in testa! Oddio, in che baratro mi ha cacciato il destino! Adesso cosa fa? Devo farne io di questo matto, su! Entrate in casa, imbecilli! E badate a non riferire ad Anna, viva l'ordine innocente che vi avevo dato io! Oddio, il sole si è già levato adesso. Devo meditare il modo con cui parare questa disgrazia. Dio, cosa sarà di me? E cosa farà suo padre quando all'improvviso saprà di questa faccenda? Potessi sapere chi è. Signor Arnolfo, vorrei pregarvi di una gran cortesia, ma uscite di buon'ora. Ma tu! Ma che cosa incredibile! E ma Dio, un'illusione! A dire il vero stavo in gran pena, e benedico il cielo per la premura con la quale appena ho espresso il desiderio di trovarvi, là, ha fatto sì che vi incontrassi. Veniva a comunicarvi che tutto è andato bene, anzi, molto meglio di quanto avessi sperato, e proprio per un incidente che doveva mandare tutto a monte. Io non lo so come abbiano saputo dell'appuntamento che mi avevano dato, ma fatto sta che proprio sul punto d'arrivare alla finestra
Vedo apparire della gente che mi si è avventata addosso all'improvviso, mi hanno fatto mancare un piede e cadere fino giù. Quella caduta, a spese di pochi lividi, mi ha salvato da almeno 20 bastonate. Quelle persone, tra le quali era, suppongo, anche il mio geloso, hanno creduto che il mio ruzzolone dipendesse dalla forza delle loro botte e siccome per dolore sono rimasto lì, in terra, stordito, senza potermi muovere, hanno creduto di avermi perfino ammazzato e hanno preso paura. In quel profondo silenzio udivo tutto quello che si dicevano. Si accusavano a vicenda di troppa violenza. Poi, imprecando contro il destino, sono venuti a tastarmi per capire se ero morto. Potete figurarvi come nel buio della notte mi sia stato agevole far la figura di un vero morto ammazzato. Insomma, alla fine si sono ritirati presi da una gran paura. E mentre pensavo di ritirarmi anch'io, la giovane Agnese, tutta sconvolta da quella finta morte, è venuta a recarmi il conforto della sua assistenza. Trovandomi illeso ha dato sfogo a un trasporto che è difficile descrivervi. Beh, insomma, che posso dirvi di più? Quell'adorabile creatura ha seguito i consigli che le dettava l'amore e senza più pensare a tornare in casa ha affidato a me la sua sorte. Quel gesto innocente serva a dimostrarvi quali rischi orrendi ella correrebbe per la gran prepotenza d'un pazzo se io fossi uomo da non rispettarla come merita. Ma l'animo mio è conquistato da un amore tanto puro che preferirei morire che abusare di lei. Trovo in quella fanciulla un fascino degno di un destino assai migliore. E soltanto la morte potrebbe separarmi. Eh già, io mi figuro a questo proposito la collera di mio padre e devo avere il tempo di placare i suoi bollori. Io chiedo in gran segreto e con grande fiducia di poter affidare a voi questa bella affinché per favorire il mio amore voi le diate rifugio per un giorno o due. Bisogna nascondere la sua fuga agli occhi del mondo per impedire che sia inseguita e anche perché una fanciulla che si comporta così desta i più maligni sospetti. A voi, sicuro della più totale discrezione, ho confidato tutto il mio amore. E soltanto a voi, come all'amico più generoso, posso affidare questo deposito d'amore. Sono, lo sai bene, tutta a tua disposizione. Accettate di rendermi un così grande, un così inestimabile servizio. Molto volentieri, ti dico. E mi sento ripagato per l'occasione che mi si offre di poterti servire. Ma quanto vi sono debitore per questo. Io temevo da parte vostra mille ostacoli, sì? Ma voi siete uomo di mondo. E nella vostra saggezza saprete certo scusare il fuoco della gioventù. Già. E dimmi, dov'è nascosta la piccioncina, È qui, vedete, l'oste è stato così buono da darle rifugio. Capuccaro che gli pigli. Ma come faremo, se le sei già levate, se mi vedessero in giro con te, non so, non sarebbe molto bene. Aspetta, che io ho un'idea. Conosco un passaggio di dietro l'osteria là che porta direttamente nei campi. Per quella parte nessuno ci può vedere. Entra dentro e chiudi l'imposta. Verrò io a rilevare la ragazza. Oh, quanta gratitudine. Va. Non fa storie. Vado. Siamo salvi, Agnese. Un amico ti darà rifugio per un giorno o due. Ma tu non fare domande, non preoccuparti del luogo dove ti condurrà, è una dimora sicura. Adesso copriti con lo scialle, perché nessuno possa vederti. Addio, Agnese. Tornerò presto a prenderti. Pronta? Ecco, va. Perché mi lasci sola? Ma Agnese mia, è necessario. Ma torna presto, per carità. La fiamma d'amore non mi lascerà tardare. Se non ti vedo, sono infelice. Lontano da te sono triste anch'io. Ahimè, se fosse vero rimarresti sempre con me. Ma come? Come puoi dubitare del mio grande amore? No, ma non mi ami come ti amo io. Oh, mi portano via! No, non aver paura. Dalle sue mani non puoi che star bene. Starei meglio in quelle di Orazio. E io avrei... Aspettate! Addio. Il sole mi scaccia. Quando lo vedrò? Prestissimo, te l'assicuro. Come mi annoierò fino a quel momento. Addio.
Grazie al cielo, la mia fortuna non ha rivali. E posso finalmente dormire tra due guanciali. Venite, venite! Pochi passi e siete arrivata. Eccovi giunta. Conoscete il luogo? E conoscete me? In questa circostanza il mio viso t'ha spaventata, malandrina, ed è contro voglia che mi vedi con te, perché sai che sconvolgo le idee del tuo amore che ti possiede. È inutile, sai che tu ti in aiuto, il tuo bel danelino è troppo lontano per poterti soccorrere. Ma come, così giovane e già fai questi scherzi, e malgrado la tua semplicità senza pari, sai dare convegni notturni e perseguire l'amoroso, sai scappare in silenzio, Cona, a questo punto sei giunto, malgrado tutto il bene che ti ho fatto, hai saputo tramare un progetto così infame, viperetta che fa levato un seno! Ma perché mi sgridate? Giusto, ho proprio torto. Io non vedo dove sta il male in quello che ho fatto. Basta inseguire l'amoroso, non è un'azione infame. Ha detto di volermi per moglie. Io ho seguito le vostre istruzioni. Siete stato voi a dire che bisogna sposarsi per mondarsi dal peccato. Sì, ma pretendevo di sposarti io. E mi pare di avertelo fatto capire abbastanza chiaramente. Sì, ma a parlare franco, lui mi garba più di voi. Con voi il matrimonio è una disgrazia. E le vostre parole lo fanno apparire come una sciagura terribile. Ma lui no. Lui lo colma di piaceri. E fa entrare una gran voglia di maritarsi subito. Dunque, non mi ami? Voi? Sì. Ahimè. E lui lo ami? E lui lo ami? A lui sì. E la faccia tosta di dirlo dinanzi a me. E perché se è vero non dovrei dirlo? Ma bisognava scacciarlo, quel desiderio d'amore. Come si fa a scacciare quello che fa piacere? Sì, e non sapevi che questo significava dispiacermi. Io non capisco. Che male può farmi? Oh, giusto. E di che rallegrarmi? Anzi, sì, sì. Dunque, non mi amate? Voi? Sì. No. Ma come no? Volete che vi dica una bugia? Ma perché non mi amate, impudente madamigella? Ma mio Dio, non dovete biasimarne proprio me. Perché non vi siete fatto amare come lui? A farsi amare non ha faticato affatto. Ma senti come ragiona e come risponde questo impertinente. Oh, come l'ho capita male. È proprio vero che in questo campo la più sciocca la sa più lunga. Nel più scaltro seduttore. E perché a ragionare fai sfoggio? Di su, gran ragionatrice! Credi che per tanto tempo l'avrai nutrita per far piacere a lui? No. E vi rimborserà di tutto, fino all'ultimo soldo. Queste parole moltiplicano il mio sdegno. E come potrà rendermi gli obblighi che hai verso di me? Non tanto grandi come credete. Ah sì, roba da poco. A levarti fin dall'infanzia. No, in questo avete agito proprio bene. E mi avete fatto istruire a dovere. Ma credete che mi lusinghi? E che non sappia anche da sola giudicare la bestia che sono? Io stessa me ne vergogno. E alla mia età non voglio più passare per stupida, se posso. Fuggi dall'ignoranza, e costi quel che costi, vuoi imparare qualche cosa dal bel biondino. Certo. Ed è lui che so quel che posso sapere. E penso di dovere a lui assai più che a voi. Non so che mi trattenga dal vendicare con un mal rovescio la sfrontatezza di questo gesto. Ahimè, potete farlo, se vi fa piacere. Quelle parole e quei sguardi disarmano la mia ira e producono in cuor mio un ritorno di tenerezza che cancella la nequizia del suo gesto. Triste cosa è l'amore se per queste traditrici gli uomini vanno soggetti a tanta debolezza. Tutti, tutti conoscono il loro difetto. Hanno l'anima malvagia,
elettricamente fragile, non c'è niente di più debole, di più imbecille, di più infedele, e malgrado tutto questo al mondo si fa tutto per quelle bestie lì. Ma facciamo caso, sì. Io, piccola traditrice, ti perdono tutto, ti restituisco la mia tenerezza, da questa misura l'amore che ti porto, e vedendomi così buona dammi in cambio l'amore tuo. Ma io con tutto il cuore vorrei essere compiacente con voi. Che cosa mi costerebbe farlo se potessi? Cuoricino mio bello, lo puoi fare, lo puoi fare. Se vuoi, guarda, ascolta, ascolta almeno questo sospiro d'amore. Guarda, guarda questi occhi languidi. Osserva, la mia persona lascia quel moccioso amore che ti porta. È soltanto per caso che l'ho diversa verso di te, ma tu con me sarai molto più felice che con lui. La tua passione era di essere bella, elegante, lo sarai sempre, e potrai condurti come vorrai. Ma guarda un po' dove mi trascina la mia passione, insomma, il mio amore non può aver uguali. Che prova poi che te ne dia, ingrata? Vuoi farmi piangere, ma che mi frusti, ma che mi strappi un ciuffo di capelli? Vuoi che mi ammazzi? Sì, ridicolo, vai, eccomi qua, pronto a provarti il mio fuoco crudele. Ecco, tutti questi discorsi non mi toccano il cuore. Orazio con due parole ottiene più di voi con cento. Oh, la sfida è troppo grossa e non saprei eccitare. Il mio cruccio seguirà il mio disegno. Riottoso animale, vuoi farmi perdere ogni speranza, vuoi farmi uscire di senno, ma di tutto mi vendicherà un buon convento. Signore, io non so com'è, ma mi sembra che Agnese e il cadavere siano andati via insieme. Eccola là, va a impiattarla in camera sua. Spero che non riuscirà a portarmela via anche di lì. Del resto sai che sono di mezz'ora, perché adesso vado subito a cercare una carrozza che la conduca in luogo sicuro. E ti mettere bene sotto chiave, eh? E badate, tenete bene gli occhi addosso, eh! Ceniamo prima di uscire a far due passi? No, stasera non ceno. Ma che cos'è questa storia? Niente, l'ho detto. Ho delle preoccupazioni. Il vostro Imeneo non avrebbe più luogo. Brava, questa si chiama piccare nel naso negli affari degli altri. Oh, come ve la prendete calda, compare. È capitato forse qualche tribolo alla vostra passione, a giudicare dalla faccia? Direi quasi di sì. Beh, qualunque sia la cosa che mi capiti, avrò perlomeno il vantaggio di non assomigliare a certa gente che tollera con buona grazia l'avvicinarsi di certi vagheggini. È strano che con tante corde al vostro arco vi preoccupiate eternamente di quest'unico tema, che in esso poniate la somma felicità, il solo onore possibile. Ai vostri occhi essere avaro, bugiardo, canaglia, vigliacco non è nulla in paragone con l'infortunio. E quale che sia la vita che si conduce, si è persone d'onore se si ha la fronte sguarnita. Ma insomma, perché volete ostinarvi a credere che la nostra reputazione non sia la mercé che di un così fortuito incidente? E che un animo ben nato debba rimproverarsi l'ingiustizia di un male che non è in nostro potere evitare? Perché dico, volete sposandovi essere degno di lode o di biasimo a seconda di ciò che farà vostra moglie? Oppure immaginarvi come un mostro spaventevole, l'affronto che ci fa con l'esserci infedele. Dopo questo bel discorso, la vostra confraternita dovrà ringraziare Vostra Signoria, e non ci sarà più un cane che aneli a farne parte. No, non dico questo, dico che si deve. Deve mangiare bene, dormire bene, persuadersi che questa è una bazzecca, un nulla. Sì, voi scherzate.
ma per quanto mi riguarda so che nel mondo ci sono mille cose più terribili di codesto occidentuzzo che vi fa tanta paura. In certe condizioni si può anche arrivare a desiderarlo, e ha le sue dolcezze, come qualsiasi altra cosa su questa terra. Posso parlare, signor Arnolfo? Mi parla, parla. Il signor Crisanto. Vengo da voi annientato dal dolore. Il cielo, signor Arnolfo, ha compiuto la mia rovina con fatale, estrema ingiustizia. Mi vogliono strappare dalla bella che amo. Per venir qua, mio padre ha viaggiato tutta la notte. L'ho trovato che smontava dalla carrozza a due passi da qui. E il motivo della sua venuta è che m'ha fidanzato, senza scrivermene una parola, e che vuol celebrare il rito in questa città. Oh, fin dalle loro prime parole io ho creduto di svenire. Poi, siccome mio padre ha espresso per prima cosa il desiderio di venire a far visita a voi, io, senza perder tempo, l'ho preceduto. Mi manca il cuore. Di grazia, badate bene a non rivelargli il mio impegno, perché potrebbe inasprirsi. Ma tentate, siccome ha tanta fiducia in voi, di farlo dissuadere da questo legame. Ma come no? Come no? Consigliateli, semmai, di differire un poco la cerimonia. Insomma, cercate, da amico, di soccorrere il mio ardore. Sì, puoi contare. Siete la mia sola speranza. Benissimo. Io vi considero il mio vero padre. Benissimo. Ditegli che l'età mia... Oddio, eccolo che viene. Ascoltate ancora le mie ragioni. Quando mi siete apparso davanti, anche se non mi avessero detto nulla, vi avrei riconosciuto. Caro cognato, ritrovo in voi tutti i lineamenti dell'adorata sorella che mi fu compagna nel più felice dei matrimoni. Come avrei voluto quelle crudeli parche mi avessero concesso di ricondurre qua la mia sposa fedele e farle gioire con me l'estrema dolcezza che provo a ritrovare tutti i suoi cari dopo tante disgrazie. Ma poiché il fatale potere del destino ci ha privati per sempre della sua cara presenza, cerchiamo di consolarci col solo frutto d'amore che me ne sia rimasto. Esso vi riguarda da vicino, e senza il vostro consenso non potrei disporre di quel pegno. La scelta del figlio di Oronte è di per sé stessa molto gloriosa, ma bisogna che quella scelta soddisfi voi quanto me. Dubitare che io disapprovi una scelta così saggia significa aver poca stima del mio giudizio. Sì, sì, adesso ti servo io. Non aver timore, non aver timore. Quanta tenerezza in questo abbraccio. E il vedervi provo un'estrema allegrezza. Sono venuto. Lo so già perché siete venuti. Inutile che voi me lo diciate. Ah, ve l'hanno già detto. Sì, sì. Vada meglio. Vostro figlio si ribella a questa unione. Come? Il suo cuore non ci vede che tristezza, anzi mi ha pregato di dissuadervi. Ma io posso soltanto consigliarvi di non tollerare che queste unioni siano differite e di far valere la vostra autorità paterna. Certo. Sì, bisogna agire con energia contro questi giovani. Invece noi agiamo sempre a danno di essi quando siamo indulgenti. Oh, che traditore! Se il suo cuore prova ripugnanza, ritengo che non si debba forzarlo con la violenza. Mio cognato, credo, è del mio avviso. Ah, sì? E un figlio dovrebbe comandare al padre. E il padre dovrebbe essere tanto debole da non farsi ubbidire dal figlio. Sarebbe bello che al mondo dovesse dettar legge. Chi ha la legge deve ubbidire no. È intimo amico mio e il suo onore è il mio. Ha dato una parola e la deve mantenere. È adesso che deve provare la sua decisione costringendo il figlio all'obbedienza. Ah, così parla, chissà. E in questa occasione spetta a me far rispettare la sua obbedienza. Ma non capisco tutta questa premura che avete nel voler concludere questo affare. Io so quello che faccio e so quello che devo dire. Benissimo, signor Arnolfo. No, 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 quel nome l'inasprisce ormai. È il signor Lassouche, ve l'abbiamo detto. Non importa, non importa. Lassouche, che odo. Ecco il mistero, e adesso giudica tu.
quello che dovevo fare. Beh, padrone, cosa padrone, c'è? Non riusciamo più a trattenere Agnese, dice che vuole andare via a tutti i costi. Potrebbe anche volersi buttare dalla finestra. Fatela, fatela venire qui. In questo punto ho deciso che la porto via, andiamo via, non t'adombrare. La felicità, vedi, se continua, insuperbisce l'uomo. Adesso a te e domani a me. Questo dice il proverbio. Quali mali possono, cielo, guagliare il mio dolore? Avanti. Se hai mai visto un uomo in un bar più profondo? Affrettate la cerimonia. Oh, quello che voglio anch'io. Vieni, vieni, bella. So che non hai pace e che ti ribelli. Ecco, guardalo qua il tuo damerino, al quale per ricompensa puoi fare una riverenza umile e soave. Addio, addio, che cosa vuoi? Gli avvenimenti tradiscono i tuoi desideri, ma non sempre gli innamorati possono essere soddisfatti. Andiamo via, noi partiamo. E tu permetti, Orazio, che mi portino via di qui? Andiamo, chiacchierino, andiamo. Qui. Insomma, spiegateci un po' questo mistero. Sì. Vi stiamo tutti ad ascoltare senza capirci nulla. Vi spiegherò tutto al momento buono, per intanto arrivederci. Ma dove volete andare? Ma non ci parlate affatto come state a parlare. Io vi ho già detto, per quanto sia ritroso, vi parlo questo matrimonio. Ma sì, ma per farlo avete in casa vostra... Chi? La ragazza di cui si tratta. Ma quale? È la figlia che la cara Angelica, per un amore segreto, ebbe qui con il signor Enrico. E perché che nessuno dite? Ne scoprisse l'identità? Il suo sposo la fece allevare in campagna sotto falso nome. Ma a quel tempo il destino lo obbligò a lasciare la sua terra natale. Già, ma al suo ritorno in Francia ha subito cercato la donna alla quale aveva affidato la vita di sua figlia. Sì, quella contadina infatti ha detto con franchezza che l'aveva affidata alle vostre cure fin da quando aveva appena 4 anni. Indovina il vostro supplizio, signor Lasouche. Ma in questo il destino vi ha accontentato, poiché il vostro supremo desiderio era quello di non avere la fronte guarnita, il modo migliore per evitarlo è proprio quello di non sposarsi. Oh. 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 Beh, perché scappa via così, senza parlare? Oh, padre mio! Vi narrerò questo stupefacente mistero. Il caso aveva già eseguito ciò che la vostra saggezza aveva premeditato. Già i nodi d'un reciproco amore mi avevano impegnato sulla parola con questa bella. È lei, insomma, che siete venuto a prendere. Ed è a causa sua che mostravo tanta ritrosia a costo di dispiacervi. Non ne ho dubitato fin da quando l'ho veduto.